Per quanto la cosa possa dispiacere ai partiti al governo e anche a qualche partito all'opposizione, prima o poi si dovrà andare alle elezioni. Il tema di cui vi vorrei parlare oggi è quindi chi vincerà le prossime elezioni in Italia. Sono elezioni importantissime, tra le più importanti in assoluto nella nostra storia repubblicana. Per rispondere a questa domanda, prima bisogna rispondere ad altre due domande, ossia con quale sistema si voterà e quali saranno le forze che si scontreranno. Per quello che riguarda il sistema elettorale, con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, voteremo con un sistema proporzionale. Fino a poco tempo fa tutte le principali forze politiche, Movimento 5 Stelle, puntavano al contrario su un sistema ultramaggioritario, ma i risultati dei ballottaggi delle varie elezioni locali, oltre ai dati dei sondaggi, hanno creato il panico, perché la forza del Movimento 5 Stelle è tale che con un sistema maggioritario il rischio di una vittoria schiacciante del 5 Stelle, e quindi di un governo monocolore 5 Stelle, sarebbe troppo alto. Quindi tutte le forze politiche hanno fatto retromarcia e si sono invece orientate verso un sistema proporzionale, anche a ragione di elementi di legalità costituzionale. Questa è una bellissima notizia, perché il sistema proporzionale è l'unico che garantisca la rappresentatività, è l'unico che garantisce ai cittadini di avere un vero peso sulle scelte politiche. Il sistema maggioritario che punta a creare il bipolarismo o bipartitismo era uno degli elementi centrali del Washington Consensus, ossia di quell'insieme di regole di natura economica e politica che gli Stati Uniti hanno imposto agli altri stati occidentali dopo la caduta dell'Unione Sovietica e la loro e il fatto di essere rimasti come unica superpotenza globale. Perché in un sistema bipartitico la possibilità di incidere da parte dei cittadini è limitatissima, si sceglie tra due opzioni che fondamentalmente sono molto, molto simili e molto controllabili da parte dei poteri economici. Appoggiando l'uno o l'altro, questi diventano di fatto l'ago della bilancia. Non è un caso che il passaggio del potere dalla politica all'economia è avvenuto con l'avvento del sistema maggioritario e del bipartitismo bipolarismo. In America da sempre si votano due presidenti, si sceglie tra due presidenti che condividono sostanzialmente tutto per quello che riguarda i temi della politica, e anche in Italia, se noi ci pensiamo, gli scontri epici tra Berlusconi e Prodi degli anni 90 e dei primi anni del nuovo millennio erano scontri tra due esponenti che condividevano quasi tutto a livello politico. Entrambi erano convinti europeisti, entrambi erano a favore dell'euro, entrambi ritenevano che il mercato fosse l'elemento cardine che non andava messo in discussione, che potesse garantire sviluppo e benessere. Entrambi ritenevano che il ruolo dello Stato in economia dovesse essere il più limitato possibile e possibilmente dovesse scomparire. Entrambi erano favorevoli a privatizzazioni e liberalizzazioni, insomma condividevano quasi tutto, ma ognuno di due riteneva di essere il più adatto a portare avanti questo programma che comunque era già scritto. Con un sistema proporzionale invece si sceglie tra varie forze politiche, ognuna delle quali propone un modello di società. Detto questo, dobbiamo capire quali sono le forze in campo. Fino a poco tempo fa i partiti si dividevano su una variabile che era partiti di centrodestra e di centrosinistra, o conservatori e progressisti. Questa è una divisione che valeva per il Novecento, ma che dopo la caduta del muro di Berlino non aveva di fatto più nessun significato, in quanto entrambi questi gruppi si identificavano in una serie di valori, in una serie di progetti politici. Oggi invece assistiamo a una divisione che è profondamente diversa, che è quella tra forze politiche globaliste e forze politiche sovraniste. Qual è la differenza? Le forze politiche globaliste sono sostanzialmente le forze politiche che vogliono difendere lo status quo, in quanto negli ultimi 20 anni quel modello, il modello unico in economia e in
politica si è diffuso in tutto l'Occidente e quindi si è affermato anche in Italia. E le forze quindi che condividono questa visione e vogliono difendere l'attuale modello sono il Partito Democratico, articolo 1, ossia la forza nata dalla scissione a sinistra del PD, i vari cespugli centristi e Forza Italia. A queste si contrappongono invece le forze sovraniste, che sono forze che ritengono che lo Stato debba riappropriarsi di quella sovranità che gli è stata tolta, sia nei confronti dell'Europa che nei confronti dei grandi poteri economici. Quindi queste forze politiche vogliono che il governo possa non soltanto incidere su una serie di elementi che oggi sono nell'esclusiva disponibilità di Bruxelles, ma anche in generale sui processi dell'economia e quindi sul mercato, che non è più visto come un dogma che non può essere discusso, ma come qualcosa che va regolato e deciso a livello politico. Le forze sovraniste sono il Movimento 5 Stelle, che ha una particolarità, che è una forma di sovranismo che si sposa alla democrazia diretta, ossia le decisioni, il potere politico che lo Stato deve recuperare deve essere esercitato direttamente dai cittadini attraverso delle consultazioni online. Ci sono poi la Lega Nord di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni. Stabilito questo, cerchiamo di capire in quale stato di salute si trovano tutte queste varie forze. Il PD se la passa male. Dopo il fallimento del referendum, dopo le batoste delle elezioni comunali e regionali e dopo sostanzialmente il fallimento del progetto renzista, il PD è accreditato tra il 22 e il 26%. Io penso che questo numero sia addirittura sovrastimato e che l'anno che ci separa, i mesi che ci separano dalle elezioni, che arriveranno molto probabilmente a fine legislatura, contribuiranno a far scendere i consensi del Partito Democratico. L'articolo 1, cioè il Movimento Democratico e Progressista di Bersani, Speranza, eccetera, è accreditato intorno al 5-6%, forse crescerà anche di qualcosa. Naturalmente la scissione avviene perché si sa che si voterà con il modello proporzionale, quindi il sistema proporzionale, e in un sistema proporzionale conviene alle forze politiche dividersi e non stare insieme, perché in questo modo è possibile rappresentare un elettorato un po' più vasto, ossia vecchi comunisti avrebbero molto più difficoltà a votare per Renzi, per un Partito Democratico ormai a guida Renzi, piuttosto che per il partito di Bersani, e quindi magari si asterrebbero. Invece così è possibile prendere un bacino di voti un po' più ampio. In ogni caso, anche sommate queste forze, parliamo di un numero che può essere il 24, il 25, il 26%, insomma lontanissimo dai numeri che Renzi sperava di ottenere per il suo PD. I centristi, i vari cespugli tra i centristi, sono un po' come i panda, specie in via d'estinzione, sommati i vari Alfano, Casini, Verdini e quel che resta del partito di Monti, anche tutti insieme potranno arrivare forse al 3-4%, perché hanno un forte bacino clientelare in alcune regioni, ma non di più. Questo vuol dire che tutte le forze che attualmente sostengono il governo, tutte insieme, arriveranno all'incirca al 30%, un numero lontanissimo dalla possibilità di arrivare al governo. Poi c'è Forza Italia. Forza Italia ha deciso di suicidarsi. Berlusconi recentemente, dopo aver spostato sempre di più verso il centro l'asse del partito, è addirittura andato dalla Merkel, quella stessa Angela Merkel che lui aveva poeticamente definito una colonna inchiavabile, per dire che lui è l'argine contro il populismo, che lui è il garante dell'Europa, dello status quo, eccetera, eccetera. In sostanza, secondo me, Berlusconi sta cercando di fare quello che non è riuscito a fare Renzi. Qual era il progetto di Renzi? Quello di prendersi i voti dei moderati, che storicamente in Italia sono sempre stati la maggioranza e che erano orfani di un Berlusconi ormai ottantenne e condannato e quindi molto probabilmente prossimo a uscire dalla scena politica. Renzi pensava, spostando a destra il PD, di poter
far man bassa di tutti quei voti e quindi di arrivare al 40-45% e governare per i successivi 20 anni. Questo non è successo perché in un momento storico in cui le cose vanno bene, coloro che puntano a mantenere la situazione attuale e quindi a difendere il sistema sono una grandissima maggioranza, ma quando le cose vanno molto male per molto tempo, coloro che vogliono un cambiamento radicale sono invece più numerosi. E questo è il motivo per cui il PD di Renzi, che puntava al 40%, si ridurrà a prendere il 22%, il 24%, qualcosa del genere. Forza Italia, che attualmente è accreditata intorno al 12%, io credo che vedrà calare i suoi voti, arriverà all'8%, 10% al massimo. Dove andranno quei voti residui? Ovviamente è facile dirlo, parte al Movimento 5 Stelle e parte a Lega Nord e Fratelli d'Italia. Parliamo del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle attualmente è il vero ago della bilancia a livello politico in Italia, perché non solo perché è il partito di gran lunga più forte, secondo i sondaggi al 31-32%, ma perché è in continua crescita e perché è l'unico partito che può prendere, l'unico movimento, l'unica forza politica che può prendere i voti da tutti gli altri. Non essendo definito da un punto di vista della divisione destra-sinistra, il Movimento 5 Stelle prende voti sia dagli elettori storicamente di sinistra che dagli elettori di centro che dagli elettori di destra. Nei vari ballottaggi il Movimento 5 Stelle ha regolarmente asfaltato i suoi avversari, perché quando si confrontava con partiti di destra prendeva voti dalla sinistra, quando si confrontava con partiti di sinistra prendeva voti dalla destra. Per questa ragione io penso che il Movimento 5 Stelle potrà arrivare al 33-34% in maniera abbastanza facile, però ciò a cui il Movimento 5 Stelle punta è raggiungere il 40% e governare da solo. Io penso che questo sia un traguardo molto molto difficile da raggiungere, penso che si potrà fermare intorno al 32-33%, difficilmente potrà superare questa soglia, è sempre tantissimo e significa essere il partito intorno al quale ruota il sistema politico, però non gli consentirà, a mio avviso, di governare da solo. Ci sono poi le penisti italiani, cioè Salvini e Meloni. Attualmente queste due forze insieme sono accreditate intorno al 18-20% ed è possibile che facciano una lista unica. Oltretutto io credo che prenderanno una parte dei voti di quella che attualmente dichiarano che voteranno per Forza Italia. E infine le forze cosiddette di estrema destra sono normalmente penalizzate nei sondaggi, perché chi vota per quei partiti non sempre lo dichiara. Quindi con un po' di fortuna il blocco sovranista di Meloni e Salvini potrebbe arrivare intorno al 22-23%. Quindi se facciamo una veloce somma ci accorgiamo che l'attuale area di governo non potrà tornare a governare nella prossima legislatura, neppure se si sommasse tutta Forza Italia, perché insieme, anche se politicamente sarebbe una cosa difficilissima da fare, ma anche se volessero farlo, sommando il PD, i bersaniani, i centristi e Forza Italia, non si arriva alla maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta ce l'hanno e ce l'avranno probabilmente ancora di più all'anno prossimo Movimento 5 Stelle e chiamiamolo il Fronte Sovranista Italiano, che insieme potrebbero essere dal 50, secondo gli attuali sondaggi, neppure secondo quelli che saranno secondo me i loro risultati, e secondo me potrebbero arrivare al 55 o addirittura al 60%. Quindi un governo di larghe intese europeista e pro-euro e pro-globalizzazione, pro-mercato e pro-immigrazione non sarà possibile farlo in ragione proprio dei numeri, in ragione proprio della aritmetica. Se i numeri saranno questi, l'unica possibilità di dare un governo a questo paese sarebbe un patto di resistenza, un governo di salvezza nazionale, chiamiamolo come vogliamo, che unisca il Movimento 5 Stelle e il Fronte Sovranista di Salvini e Meloni.
Io penso che Salvini da un bel pezzo abbia in mente questa soluzione. Attualmente il Movimento 5 Stelle la esclude in maniera categorica, cosa che Salvini non fa, mentre lo fa esplicitamente con il PD. Recentemente, dopo l'uscita di Berlusconi dalla Merkel, ha detto che prima di un'alleanza Berlusconi deve mettere per iscritto che non farà nessun tipo di patto successivamente con il PD, ma non ha chiesto la stessa cosa per il 5 Stelle, il quale appunto attualmente rifiuta anche solo di parlare di un'alleanza, ma se sarà come è sicuro il primo partito, ma non avrà i numeri per governare, il problema se lo dovrà necessariamente porre, in quanto nessun partito, nessuna coalizione sarà possibile senza il Movimento 5 Stelle, salvo immaginarsi una assurda coalizione che vada da Salvini fino a Speranza, mettendoci dentro tutti meno che il Movimento 5 Stelle, perché solo in quel modo ci sarebbero i numeri, e quindi dovrà prendere atto del fatto che un governo con qualcuno lo dovrà necessariamente fare. Poi, secondo quello che era il modello Crocetta in Sicilia, ossia noi votiamo i singoli provvedimenti, però la fiducia qualcuno gliela dovrà votare, e secondo me quel qualcuno saranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni.